Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Sono a Roma e sono felicissima di essere a Roma perché è una città che io amo, mi era mancata tantissimo e quindi sono molto emozionata anche perché sono qui con il mio fidanzato e con la sua mamma che ci ha raggiunti dal Canada perché appunto loro sono canadesi, quindi lei sta in Canada ed è per la prima volta in Italia e sono contentissima perché l'ho conosciuta ed ero nervosissima e avevo anticipato questa cosa. In realtà ero super nervosa di conoscerla, ma in realtà è una signora tranquillissima, super simpatica, quindi andiamo super d'accordo e stiamo passando appunto qualche giorno in Italia. Domani andiamo a Napoli, facciamo Pompei, Capri e poi Venezia, quindi cerchiamo di farle fare un po' un tour dell'Italia in questi 10 giorni di tempo che ha. Adesso siamo a Roma, loro sono usciti a fare una passeggiata, io nel frattempo mi sono truccata e volevo assolutamente iniziare questo vlog. Mi sono presa un po' qualche minuto per voi per aggiornarvi su tutto e oggi vi porterò con me appunto in una giornata a Roma. Ovviamente stiamo facendo le cose più turistiche al mondo, ragazzi, quindi tra poco abbiamo la visita al Pantheon e poi abbiamo il Colosseo oggi. Sono molto emozionata perché ci entrerò per la prima volta. L'ho visto migliaia di volte, non ci sono mai entrata. Prima di uscire, però, voglio farvi vedere la vista perché il mio fidanzato ha prenotato tutti gli hotel per farci una sorpresa e io non avevo idea della vista che avrei avuto qui a Roma, ma guardate, siamo proprio di fronte al Pantheon, è meraviglioso. Questa è la vista la mattina, ragazzi. Cioè, penso che non ci sia bisogno di descrivere nulla, perché la bellezza del Pantheon e di Roma parla da sé. Se vogliamo, l'unica pecca è che ci sono 56 gradi all'ombra, cosa che mi aspettavo, quindi per questo ho i capelli legati, che sembro calva, ma ho i capelli legati perché così almeno sto fresca. Siamo all'interno del Pantheon, il mio fidanzato sa tutto riguardo Roma, io non so niente, quindi ci sta spiegando praticamente tutto. E you were saying? Yeah, that's like mathematically perfect and there's no glass, it holds itself. Io pensavo ci fosse tipo un vetro, invece mi sta dicendo di no, scusate l'ignoranza. Mi stava spiegando che matematicamente è tutto perfetto, non avevo dubbi. Totally perfect. Totally perfect. C'è un sacco di gente, abbiamo saltato la fila comprando i biglietti online. Questo posto è pazzesco. Capito se ci si deve coprire o no, perché sono tipo l'unica persona che si copre, una delle poche, ma no, è pazzesco. Non penso di esserci mai entrata, tra l'altro, nel Pantheon. In realtà sono stata miliardi di volte a Roma e non ho mai fatto le cose turistiche perché di solito ci vengo per lavoro, quindi non ho mai tempo, ma è bellissimo godersi un po' la città da turista. Rick bore the hallmark of the factory where it had been made, and indeed it's thanks to these stamps that experts have been able to date the inscriptions. I'm sorry. No, it's interesting. I was Oh, yeah, was it? I was recording you, Oh, shit. telling us everything. Oh, okay. I don't know. The great building boom that began during the Emperor Hadrian's rule left two extremely important buildings to the depository, Villa Adriana, that's broken there, in Tivoli. And the new version of the Pantheon. The Pantheon is the only Roman building that has scratched in our, survived, maybe, to our time, visually as it was in Roman times. Oh, so Oh, it's like, this is it. this is it. Yeah. The circular volume.
siamo in un posto molto carino di fronte al Colosseo. Ho prenotato tutto col fidanzato, io non so niente, sto praticamente seguendo, stiamo seguendo lui. E ho il Colosseo, abbiamo il Colosseo ragazzi davanti, abbiamo appena mangiato l'antipasto, ma ho preso la videocamera così vi faccio vedere quello che abbiamo ordinato per primo. E questa è la nostra vista al momento ragazzi, cioè voglio dire, vabbè che è il retro del Colosseo, ma che meraviglia è. Ecco quello che ho preso, la focaccia fatta in casa con mortadella e burrata ragazzi, cioè io veramente mi sto dando alla pazza gioia. Il mio ragazzo ha preso l'amatriciana, rigatoni all'amatriciana, e qui abbiamo i rigatoni alla carbonara. Sto facendo provare tutte le robe tipiche. Ho insegnato il mio ragazzo a fare la scarpetta. You can say scarpetta? Scarpetta. Yes. You do it when it was so good that you can't leave anything in the plate. Oh, is that how you do it? Yeah. Che si, la scarpetta si fa quando il piatto era talmente buono che non si può lasciare niente. Yum. Penso sia una specie di regola, ma i fidanzati finiscono sempre quello che le ragazze non riescono a mangiare, no? Ta-da. Però era buonissimo. Penso di non essermi mai sentita più turista di oggi. Oppure l'ombrellino inconfondibile da turista. E siamo in un gruppo e stiamo per entrare nel Colosseo con una guida. Ed eccolo qua il nostro Colosseo. Sono un po' di lavori in corso, ma wow, visto mille volte, ma è sempre un'emozione. E siamo a cena in un posto ragazzi che è stupendo, vi devo troppo far vedere questa vista, cioè io non sono mai stata penso in un ristorante così bello, abbiamo appena ordinato, ma vi voglio far vedere assolutamente la vista perché cioè, penso sia una delle più belle di tutta Roma. Guardate che meraviglia, lì c'è il sole ma in realtà si vede il Vaticano. Che meraviglia. Signor Gabbiano? C'è qualcuno che è già pronto? Un po'. Gorgonzola cheese foam with funghi, porcini, mushroom on the top, black truffles with pecorino cheese foam on the top garnish. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Grazie. E io ho preso gli spaghetti con pomodorini freschi. C'è un gabbiano che ho chiamato Giorgio, che ci fa compagnia tutta la sera e che cerca, sta aspettando il momento giusto per arraffare Roma. Ok, c'è Alaska crepes with the sugar cream on the top, with sugar powder and orange tart on the top garnish, and inside you find out the vanilla ice cream. Also this vanilla ice cream inside. Alright, thank you. My mom have three type of cream inside. This cream of the caramelized, the vanilla, orange and sugar cream and chocolate powder on the top garnish. This is called Zabarone. Wow. Buon appetito. Grazie. Che buono. E alla fine ci hanno portato anche questi piccoli dolcetti. E naturalmente io prendo questo cestino alla frutta. Siamo alla Fontana di Trevi, qui c'è il delirio. Penso che di non aver mai visto così tanta gente davanti alla Fontana di Trevi. Sempre bellissima. Sto per fare la mia skincare, tornata in stanza. Abbiamo fatto un'altra passeggiata e io sono letteralmente distrutta. Penso che tocco il cuscino e dormo in 2 secondi. Adesso mi strucco, o perlomeno tolgo quello che è rimasto del trucco in realtà, perché ho messo la
ho riapplicato la protezione solare sopra il make up, quella di Shiseido, che tra l'altro ho già finito lo stick ed è fantastico, veramente non sposta il make up, ma dopo che lo applichi 500 volte nell'arco di 14 ore, questo è quello che rimane in realtà. Quindi vado di balsamo struccante, non vedo l'ora di togliere il make up e vi aggiorno un pochino sulla nostra prossima tappa, che sarà Napoli. Domani partiamo, abbiamo il treno all'ora di pranzo, quindi abbiamo giusto il tempo per fare colazione e per andare in stazione. Mi ha fatto tanto tanto piacere, sono stata felicissima di rivedere Roma, perché era da un po' che non ci tornavo, chissà dal 2019 se non sbaglio, quindi era da prima del Covid e mi è mancata tantissimo. Roma è stupenda, anche se devo dire che luglio forse non è proprio il periodo migliore per godersela, perché c'è il delirio praticamente, però questo era l'unico periodo che la mamma del mio ragazzo aveva di ferie, quindi o era in questa settimana o mai più, quindi alla fine con qualche stratagemma ce la stiamo facendo. Vi devo dire però che non mi manca il tempo olandese. Prima che partissimo c'è stato una specie di uragano che ha distrutto macchine, ha fatto veramente, sembrava di essere a novembre quando siamo partiti da Amsterdam, quindi devo dirvi che l'estate italiana, quando c'è caldo, non ti devi preoccupare di portarti una giacca, una felpa, perché comunque sai che starai bene. Ecco, questo mi era mancato, non mi erano mancate le zanzare, però italiane questo no. Come sempre, dopo aver rimosso il trucco, vado a detergere nuovamente la pelle. Immancabile la tretinoina prima di applicare la crema idratante. Io non ho mai voglia di struccarmi la sera, ma quanto è bello sentire la pelle che respira. E già so che mi chiederete: dove sono i gattoni? Chi è che sta con i gattoni? Chi è che si prende cura dei gattoni quando sei via? C'è un'amica che va ogni giorno, anche più volte al giorno, da loro e, a dargli la pappa, a cambiargli l'acqua, ma soprattutto proprio a fargli compagnia, a stare con loro, a dargli le coccole. Loro la conoscono benissimo e quindi sono tranquilla, mi aggiorna ogni giorno con foto e video, perché sono una mamma molto apprensiva. E tra l'altro stanotte ho fatto un incubo, ragazzi, ho sognato che una persona, cioè era un uomo, che cercava di rapire Gatto Denver, cioè ditemi voi che sogni faccio io. E quindi mi sono svegliata praticamente nel panico, scrivendo a questa mia amica come stanno i gatti. E poi mi sono tranquillizzata quando lei mi ha tranquillizzata che andava tutto bene, ho visto i video, quindi mi sono tranquillizzata, però è stato veramente un incubo terribile. Crema idratante. E come al solito, ultimo step, il mio siero ciglia, questo è il Revitalash Advance. Ok, mia family, mi sa che io vi saluto qua, perché veramente sono, anzi siamo cotti. E ci vediamo direttamente, non so se domani filmerò, perché domani sarà una giornata in cui viaggiamo, cambiamo hotel eccetera eccetera, quindi non avremo una giornata piena a Napoli, quindi insomma mi sa che il vlog sarebbe un po' noiosetto, però mi sa che ne filmerò un altro dopodomani, quando abbiamo una giornata piena a Napoli. Abbiamo 4 giorni e sono molto contenta di tornare a Napoli, mangiare tutto il cibo buonissimo napoletano, la pizza eccetera. Quindi mia family, bacio grandissimo, come al solito il nostro abbraccio non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!